Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sul gioco Formula 1 2016. Allora, c'eravamo lasciati qua, bla bla bla, in attesa di iniziare il Gran Premio di Germania ad Hockenheim. E niente, detto questo, andiamo alle qualifiche, perché tanto, come sapete, per me, diciamo, il weekend vero e proprio inizia con le qualifiche. Benvenuti in Comunque, Germania per mentre un ho qualificatore, pigiato, il famoso mi sono Hockenheim scordato di Ring. vedere gli Non ci obiettivi. perdi, Sicuramente scatteranno c'è un il livello paio di di Bottas e minuti. di Verlaine, Verlaine, però non so inizio della quello sessione. della posizione in classifica per quanto riguarda le qualifiche. Guardiamo un po' quanto credo sia scritto qua. Allora, innanzitutto, io direi, prima di vedere comunque quanto in che posizione dovremmo arrivare, mettere subito l'assetto 4, subito così. Le gomme vanno bene, anche se è nuvoloso. Niente, infosessione, guardiamo un po'. C'è scritto quanto bisogna arrivare perché non ricorda. Vabbè, andiamo avanti. La regola c'è scritto poi dopo, sicuramente dopo che completi il giro. Però mi faceva piacere saperlo. Vabbè, si fa fare il giro a tutti e si guarda un po'. Quando sono più di sedicesimi non bisognerebbe arrivare. In teoria. Poi in pratica non lo so. Vabbè, noi si scende in pista e si guarda di fa il nostro giro. Iniziamo il nostro giro. Allora, comunque ho visto che la posizione richiesta per quanto riguarda gli obiettivi è la 19ª, come vedete dal numerino in alto a sinistra rosso. Insomma, rosso, via. Bianco nel quadratino rosso. E guardiamo ad arrivarci. Madonna, il giro di merda, no? Devo rifare. No, ho fatto veramente un giro brutto, ho sbagliato le ultime curve, speravo che non cambiasse, cioè che non mi cambiasse di molto in tempo, invece. Guardiamo se adesso abbiamo fatto, abbiamo migliorato il tempo, anche troppo. Buono, siamo undicesimi. Torniamo al garage, a regola dovrebbero finire così le qualifiche, più o meno. No? Guardiamo. In possessione. Undicesimi. Pascal Puppa. Le Vai, qualifiche è sono andata. terminate, siamo pronti E per botta un'altra sott'ottavo. Vabbè, dodicesimi. entusiasmante gara. Buono, 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 buono. Via. Due obiettivi su tre completati. Scortiamo la segreteria telefonica per quanto riguarda gli obiettivi di Ehi, gara. indovina un po'? Ho ricevuto gli Ma obiettivi del guarda team un po'. per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. 16º posto, Bottas e Verlaine, ok, sempre sì. Poi si scoprì invece che quando ha scritto Verlaine sconfitto devi buttarlo fuori di pista, te immagini? Allora, via, vai a gara. No, ho detto una cazzata così, mi ci andava di dirla, scusate. No, bimbi Oggi non piove. vorrei essere da nessun'altra Maledetta la parte se non a miseria. Hockenheim per il Gran Premio di Germania. Quest'anno la gara sarà molto combattuta, ci divertiremo di sicuro e a giudicare dalla marea di persone sugli spalti sono molti i tedeschi, d'accordo con me. Siamo quasi Maledetta alla la miseria partenza ed piove, ecco come si... maledetta la miseria piove. Allora, eccoci qua. Strategia di gara. Diluvia e vimini all'intermedio. Infatti vedi una mossa, se mettessi da bagnato sì, va bene, lasciamo così. Boh, mi sembra strano, perché piove parecchio, però. Quell'altra sa c'hanno, anche l'altra c'hanno l'intermedio. Boh, vabbè, si parte, eh. Speriamo di terminare la gara, perché quando piove faccio ancora più schifo del solito. Partiti, bella partenza, eh. L'ansia è incredibile. Buono, 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 via. Sono nono. Bottasi a dietro, bene così, per ora almeno. Mamma mia, che ansia, mamma mia, no, meno male, va andata bene, frenato in tempo. Oh bimbi, sono quinto, boh, che, però ti ho fatto un bel sorpasso, eh. Mi sono cato in mano, però ho fatto un bel sorpasso su Massa, che era davanti a Verstappen, mi pare, o Ricciardo, no, Verstappen. Mamma mia, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Per guardare dietro, accidenti a me, accidenti.
palle di burro per queste macchine, di burro di. Vai, datevi noia, si vi girate da sole e vi supera, vai. Però così sei stronzo, eh. Sei stronzo, caro Rosberg, bene, ti ci sta bene che ti sia rigirato così. Comunque ora siamo dodicesimi, vai in culo a tua mamma. Vada box, vada box, vada box, vada box. Dai, dai, così mi sistema l'ala, dai, dai. Non mi chiedete come mai sono venuto da box, però boh, me la sentivo, boh, così. Rosberg è in culo, dov'è Rosberg? Eccolo. Adesso è l'ultima strasciata, dai, mi stronzo. Ma perché? Ma non è vero. Cioè, in teoria sì, per quanto riguarda la strategia è vero, ma in realtà no. Vediamo se si riesce a recuperare qualcuno, vai. Io ci credo una rimonta. Alla fine sono tutti lì, eh. Sì, vabbè, guidassi a modo. Oh, piano piano ho recuperato qualcosa, eh. Oh, dopo un giro riacco ci va e loro sono lì davanti, eh. Vediamo di non far cazzate, perché con l'acqua la possibilità è alta. Sempre lì Rosberg, di merda che mi ha fatto fare casino. Ma noi siamo proprio l'ultima strasciata. Stronzo. Allora, sono quindicesimo, eh. Alla fine qualcosa ho fatto, ho recuperato parecchio. Il problema è restarci. No, bisogna stare attenti. Oddio. Quattordicesimo. Buono, sorpassate in due, lì. Buono. Oddio, oddio, oddio. Vai in culo a tua madre, vai. Vai in culo a tua madre. Ma dimmi te se mi devi dare le botte, sì, oh. Qualcuno invece ha deciso di cambiare le gomme, dato che dalla radio hanno detto che ha smesso di piovere, poi ne deve smettere. Tanto però sono nono. Bello, bel sorpasso. Lo ce l'ho fatta però. Ancora altre box, anche dei slime fra l'altro. No, li aspetto un altro pochino, eh. Rientriamo ai box ora. In regola cosa mi deve ammontare? Di due. No. Le morbide. Buono, sono settimo. Vai che vi prendo. Piano piano, buona curia. Vai, c'è l'intermedio massa, vai bello, vai. Vai che rientra box, buono. Quinto. Chi è lui? Chi è lui? È Vettel. Era Vettel, vai, si è superato, siamo avanti. Sta Verstappen davanti. Buono, decisamente una gara buona, cioè
pensando a cosa era successo, che mi è venuto dentro box e mi sarei sbriciato un po' l'ala. Buono, una bella gara, sì sì. Spero mi supera anche Vettel. Speriamo di no, però. No! No! Che cazzo ho fatto? Porca puttana! No! Perché? Perché ho perso il controllo così? Perché? Perché? Maremma cane, dai che palle, già la seconda gara di fila con quella dell'altro video che mi succede una cosa del genere, maledetta la miseria cane. Boia che palle, mancavano anche tre giri, quanti ne mancavano? Due. Boia di maledetta la miseria cane mio, ritiriamoci dalla sessione. Ma cosa c'è? Una maledizione, eh. Boh, prima se non sbaglio nella gara del precedente video ero terzo o quarto e boom, Bottas fra l'altro mi dà una botta e mi si osa tutto, mi sbricio. Ora perdo il controllo, non capisco come mai. Ma non tanto quando ho preso l'erba, ieri pezzo prima non era sull'erba, perché ho perso il controllo? Ecco, è qui dove tutti vogliono. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il primo classificato che vede ridurre il proprio vantaggio. Era sott'avo, classifica piloti, ora chi se ne frega, eh? Che alla fine tanto bisogna essere ventesimi, tipo una cosa del genere. Però è uguale, dai, ci voleva per nulla, per nulla. Ai ai, via computer. Andiamo al prossimo weekend. Bonus sponsor. Le situazioni in pista ti hanno fatto notare. Lo sponsor a scuderia ha investito ulteriori fondi. Ok, buono. Ah, perché a regola, beh, no, non ve l'ho detto, a regola è stato un aggiornamento che fra l'altro ha introdotto anche gli sponsor. Non so come funziona di preciso, però so che c'è questa cosa qui. Ho sbagliato un attimino, perché ora ho 600 punti risorse, no? Quindi con 600 punti risorse potrei di buono, di mancan 20. Vabbè, volevo mettere una miglioria. Comunque, niente, siamo in Belgio, a Spa, nel circuito di Spa. Niente, andiamo a prove libere in realtà, le qualifiche. Ascoltiamo la segreteria telefonica. Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. Allora, quindicesimo e poi i soliti due, ovvero bisogna qualificarci in teoria davanti a Bottas, cosa non, sicuramente non semplice, e anche davanti a Verlaine. Ok, via, andiamo alle qualifiche. Tempo di qualifica Spa, uno dei tracciati più entusiasmanti del calendario di Formula 1. Questa pista con un velocissimo rettilineo e la curva sinistra-destra o rouge non è per tutti. Allora, per quanto riguarda l'assetto io direi di rimanere così, perché come vedete, guarda, ve lo faccio vedere. Sì, c'è qua, c'è quel pezzettone, no, in cui la macchina va tirata, però per il resto secondo me meglio rimanere forse sul 3. Oddio, non ne sono sicuro, eh. Sto guardando. No, dai, mettiamo il 4, vai. Allora, assetto. Tanto si guarda anche le gomme. Ok. Volevo vedere una cosa. No, ok, va bene. 4. Vai. Via. Mettiamo il tempo avanti, mandiamo avanti il tempo, guardiamo un po' gli altri che giri fanno. Noi dovremmo arrivare almeno quindicesimi, quindi ormai aspetto tutti. Ok, va bene così. C'è Grosjean quindicesimo, ok, 1.54, 847. Va bene, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vai, iniziamo il nostro giro veloce. Via, iniziamo il giro, dai, eh. Credo di aver fatto comunque un buon tempo, eh. Cioè un bel giro, perché per ora non sto andando affatto male, per ora. Vai, vai, vai. Dodicesimo. Sì, fra l'altro non so se avete sentito, ho preso anche proprio l'ultima, una bella botta. Lala. Vabbè, comunque ci siamo, eh. Via, dodicesimo. E può andare bene. Pensavo sinceramente di aver fatto un giro
leggermente più veloce, magari da qualificarmi tipo ottavo, una cosa del genere. Per la gara di domani. Però Prima alla di fine che se ne salutarci, frega, sono ricordiamo la comunque vittoria delle rientrato prime tre dentro posizioni. l'obiettivo, che Rosberg, come vi ho detto Raikkonen, prima era migliore. 15esimo. E va bene così. Allora, adesso possiamo modificare la deportanza. Vai, che è quella lì in teoria più costosa dopo il peso telaio. Buono. E in regola se dovremmo, anzi, quando la monteremo in regola dovremmo ritornare terzi ultimi. Tra l'altro è scesa l'asse. Boh, la Renault quanto cazzo va ora? Cioè, a livello di potenza, Dio. Vai. E vabbè, detto questo, niente. Andiamo indietro e ascoltiamo la segreteria, che ci dirà, come sempre, l'obiettivo per la Ciao, gara. sono Emma. Ciao, Volevo Emma. solo dirti cosa si aspetta il team da te. 13esimo e poi soliti due, Bottas e Verlaine indietro. Iniziamo, dai. No, Nelle diluvio. 48 gare a Spa tra il 1950 e il 2015, solo 16 volte il vincitore della gara era partito dalla pole. Le qualifiche di ieri hanno stabilito l'ordine in griglia, ma al Gran Premio del Belgio è meglio non dare nulla per scontato. Come si suol dire, tutto può succedere e ovviamente di solito succede. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia. Allora, fatemi vedere questa strategia di gara, come da bagnato addirittura. No, bimbi, è un casino, è un casino, è un casino. No, non va bene una sega niente. Inizia gara, bimbi piove. Speriamo bene, perché io quando piove, bimbi, non ce la faccio. Poi se piove così tanto. Poi avresti un tracciato in cui devi andare abbastanza veloce, no? E quindi se metti caso perdi il controllo. Sono del gatto. Vai, pronti via, c'è una botta così. Madre mia, cane. No, invece sì. Sfruttiamo il momento. Vabbè, comunque sono quarto. Devo stare attento lì perché qui se non freni è giusto, con tutta l'asfalto bagnata vai veramente di fuori, eh. Da lì. Già come mi scula. Mamma mia. Che ansia. Saranno 11 giri di patimento, se ce la farò, chiaramente. Ci arriverò, via. Allora, il primo giro è andato, però vi dirò la verità. Secondo me, 99 su 100, anche questo Gran Premio finirà come purtroppo è finito. Sono finiti i precedenti, ovvero botta da qualcuno o botta presa da solo. E baci abbracci, perché davvero guardatevi, la tengo malissimo, dei bimbi non sono buono a giocare, soprattutto quando piove. Addio, 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 rientra boia. No, 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 mamma mia, mamma mia. Vai, superami, non ti cavo. No, guardatevi che robe, vai, sesto, forse, dai. Oh, ma voglio rientrare, mi fate rientrare, eh. Maledetti, de. Boia, guarda vi, son nono, maledette queste gare di merda, quando piove. Attenzione, via, se provate il sorpasso su Hülkenberg sembrerebbe essere andata, almeno questo. Allora, 20 minuti, 20 minuti vuol dire che forse c'è possibilità, non so se avete sentito il messaggio, che dice che almeno, per almeno 20 minuti continua a piove. Per me c'è il temporale, 20 minuti forse, almeno negli ultimi giri potrebbe smettere di rallentare, che secondo me non è una cosa sottovalutare, eh. Vai, si supera, vai, anche Massa è andato, vai, settimo, piano piano, provo a fare qualcosa, di certo prima ci arrivo, giro veloce, vai, Massa me ne ha superato. Proviamo a vedere se mi riesci a riprendere nella curva V. Sì, è andata. No, va in culo a tu mamma, Massa. Era lì, è un casino. Dai, fammi. Bravo Massa, grazie per aver fatto Massa. Attenzione, mi sono riavvicinato a loro, eh. Eccoci, aperto bocca, maledetto me. Prendo la botta che mi rallenta. Ale. Meno male non hanno fatto così grossi danni, eh.
Bello! Oh, qui è un gran sorpasso fatto, Bimbi. Fra l'altro Puppa Bottas va dietro. E rimanici, stronzo. Così. Dovesse finire così la gara, supero tutti e tre gli obiettivi, che alla fine è la cosa principale, per poter andare avanti, credo, bene nella carriera. No! No! Perché? No, perché mi ha dato la penalità? Ma dai, maledetta la miseria, ma che taglio era? Sì, ammetto di essere passato troppo sull'interno, ma non era aver taglione da dovermi dare, da potermi dare una penalità. Dai, come ha rovinato la gara, maledetta la miseria. Che cazzo, quando non sbaglio io fa il casino il giovedì. No, 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 mamma mia. Vai, mi ha superato Raikkonen perché sono andato fuori di strada, vorrei rientrarci. Maledetta la miseria. E palle, ma cos'è? Non mi riesce a riprenderla la macchina, boia di. Davi, vai, sesto, no, via. Che palle. Ora sai, dammi una Bottas, eh. Oh, ecco perché. Perché va di culo la macchina. Oh, ok. Tanto per non farci mancare niente. Non so se avete sentito, comunque ho un guasto al cambio, non ho più una marcia, non so quale sia, però ecco perché va di merda la macchina. Bene, bene, va, poi c'è altro. Bene, botta, bene, cata. Bene, si è fatto del male. Ho visto solamente un pezzettino partire lui, non so per dove. Però vedo è ripartito. La sesta non esiste, eh? Non esiste più la sesta. Felipe Massa è fuori dalla gara, bene. Buono. Iniziamo l'ultimo giro. Non mi è venuto il dubbio, ma io devo rientrare boxe. Per la penalità, no. Così. Io non ci sono rientrato. Boh, vabbè, si vedrà a fine gara cosa succede, eh. Io credo che mi abbiano dato solamente 5 secondi, cioè solamente, insomma. Ora alla fine diventano solamente perché quello dietro che è Verlaine è parecchio indomito. Però, in teoria, vabbè, sono tante, però in questo caso solamente 5 secondi. Non c'è altro, vero? Boh, speriamo. Comunque alla fine non ha smesso di piovere, eh. Pensavo che quando aveva detto almeno 20 minuti, quei 20 minuti potessi magari smettere un pochino. Asciugano, però magari smette un pochino. Invece, niente. Si è iniziato sì, si finisce sì. Va, ha vinto Hamilton. Vabbè, comunque alla fine Bimbi non c'era così tanto distacco fra noi e in questo caso Hamilton, eh. Cioè, siamo arrivati anche noi ora. Ora speriamo non ci sia problemi per la penalità. Se mi devo fermare box, non lo so. Vedi? Guardiamo un po'. Che a me non mi è venuto scritto niente. Di solito quando devi rientrare box e non ci rientri dice hai ancora due giri, hai ancora un giro di spedizione per rientrare. Ma non ho detto niente, quindi. Cosa dove aspetta un attimino, eh? Allora, Verlaine in settimo, incredibile. Bottas? Boh, Bottas 19. Bene, merda, niente. Ok. Io, boh, alla fine è andata così. Non c'è altro. Boh. Vabbè, meglio sì. Comunque, diciamo che ci siamo rifatti, dopo la gara di prima, che è stata veramente sfortunata, via. Diciamo sì. Alla fine ora siamo tornati comunque a far punti. Ah, 29, boh, 30 su 30, Bottas, vabbè, non ci si è fatta, peccato. E vabbè. Andiamo al prossimo weekend e poi arriviamo alle conclusioni. Evento RS, perché dovrebbe essermi arrivato. È arrivata la miglioria, mi chiamo potenziamento, penso sia uguale. Allora, fatemi vedere una cosa. Beh, intanto comunque siamo in Italia. Gran premio di Monza. Voglio vedere una cosa, ricerca e sviluppo. Beh, non ci si fa niente, cioè non ci si fa fare niente. Allora, boh, la Haas è diventata quella peggiore. Poi c'è la Sauber e poi ci siamo noi. La Renault, mamma mia, vola.
Ora la Ferrari è addirittura quella più forte, almeno sulla carta. Ok. Quindi niente, vabbè, io vi saluto e poi vado da sola alle qualifiche. E niente, come ho detto, arriviamo alle conclusioni. Quindi vi ringrazio, in primis per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie che caricherò chiaramente. Insomma, niente. Proprio prima di dire ciao ciao ciao, un resoconto di questo video per quanto riguarda come siamo andati, direi alti e bassi, anzi direi bassi e alti, perché comunque purtroppo la gara, la penultima gara prima di quella che abbiamo fatto è andata come è andata. Vabbè, via, cerchiamo di rifarci. Però comunque la classifica, dov'è? Posizione classifica non è sicuramente male. Siamo addirittura a 2 punti dal settimo posto che è da Verstappen. Insomma, via, niente, vi saluto. Al prossimo video. Ciao!